Hai fatto tanto per ritagliarti un piccolo spaziettino per fare qualcosa per te? Ti sdrai, ti rilassi e un grillo parlante ti dice che ti devi sentire in colpa perché in fondo, in fondo, in fondo insomma c'è sempre qualche cosa per cui ti puoi sentire in colpa o oh, ti senti che qualcuno ti giudica per le tue scelte, per quello che hai fatto? Nel video di oggi del lunedì o nel podcast parliamo di come difendersi dai giudizi e dai sensi di colpa. Quindi, cominciamo. Allora, perché ho messo insieme giudizio e senso di colpa? Perché spesso sono una bella accoppiata tipo il gatto e la volpe, che se ne, se ne va. Come si fa il braccetto? Che se ne vanno a braccetto: cioè il giudizio, il sentirci giudicate e il sentirci in colpa vanno in accoppiata. Ma perché questo succede? Allora, ci possono essere diversi motivi. Alcuni motivi hanno a che fare con l'educazione che c'è è stata impartita, quindi col cosiddetto prima il dovere poi il piacere, che era una bella fregatura. Perché dici una bella fregatura, Silvia? Perché, spoiler, il piacere non arrivava mai, perché tanto qualche dovere c'è sempre da fare. Se ti stai riposando, puoi trovare qualche lavoro da fare, se ti stai impegnando, puoi impegnarti ancora di più. Mm, mi fa venire in mente quando anche a scuola qualcuno mi dice potrebbe fare di più di un ragazzino, di una ragazzina che seguo. E a me viene tanta voglia di rispondere beh. Sì, anche noi, cioè nel senso, a meno che uno non stia vincendo il Nobel per la medicina, credo che tutti potremmo fare di più e impegnarci di più e a seconda dei periodi di vita e di quello che ci sta capitando, riusciamo a dare il massimo oppure no. Ma questo è un altro video, mi piace questo video, magari lo farò già per la prossima settimana, mi metto un po' spit mentale quello che invece voglio dirti sul giudizio è che quindi ci siamo abituati a dover mm, avere uno standard che però spesso non è il nostro cosa significa questo? significa che chi ci insegna le cose e attenzione din 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 din, din campanellone d'allarme rischiamo di fare la stessa cosa anche noi come genitori tende a insegnarci le cose a suo modo Ve lo dico in un altro modo, mi piacerebbe trasmettere l'idea, così come nel video del comportarsi bene non è un obiettivo, che eh, il, eh, la mancanza del rispetto dell'individualità è alla base di tantissimi nodi educativi. Cioè non è detto che qualcosa che va bene per me vada bene anche per mio figlio o qualcosa che va bene per me andasse bene anche a mia mamma o a mio papà. Allora il genitore cosa fa? In buona fede cerca di impartire un'educazione su alcune cose, su come si deve rispettare il senso del dovere, su come si deve tenere in ordine la casa, su come, eccetera, eccetera, ma non, non dice che quelle sono le regole che sente calzanti per sé. Le. Eh, come universali, anche quando universali non sono, perché non sto parlando di norme che forse davvero sono universali, quindi il rispetto dell'altro e non ledere la libertà e il, insomma lo spazio dell'altro, ma che possono essere soggettive. C'è chi desidera mettere tutti i giochi a posto e c'è chi non dà tanta importanza a quella cosa lì e si sopravvive lo stesso. Allora, perché il giudizio e perché il senso di colpa? Perché se la mia indole tira. Va in una direzione che non è una direzione deviata, traviata, sbagliata, è una direzione che mi farebbe essere una persona tranquillissima, pacifica, che vive, lavora, va a fare la spesa, mangia, dorme e fa tutte le sue cosine a puntino, ma non è quella che qualcun altro vicino a me si aspetta o ha in mente, allora io mi sento in colpa e mi sento giudicata e mi sento male per questo. Però noi dobbiamo chiederci una cosa molto importante, l'ho scritto anche in un post recentemente, siamo nate e siamo nati per vivere la nostra vita o per dimostrarla a qualcuno? Ed è molto importante che ci facciamo questa domanda anche sui bambini, cioè che ci concentriamo a stabilire una relazione con loro, a conoscerli, a capire qual è il loro temperamento, le loro attitudini e anche i loro desideri tolti gli imprescindibili sui quali lo sapete, lo dico sempre, ci dobbiamo imporre e c'è poco da fare, però capire, comprendere quali sono, eh, come si devono calzare, accomodare dentro le regole del mondo che va avanti è qualcosa di molto importante. Un secondo, ma che poi è sempre lo stesso, però una seconda forma di giudizio e senso di colpa che ci fa star male non è quella di ciò che abbiamo appreso, ma è un attacco diretto da parte di qualcuno, magari qualcuno di vicino, magari qualcuno che comunque frequentiamo, magari qualcuno che ahimè non possiamo smettere di frequentare per svariati motivi. Parentesi. Siamo proprio sicurissimissimissimissime che eh, siamo obbligate a frequentare persone che ci giudicano, che ci mettono i puntini sulle i, che ci fanno le pulci a ogni cosa che facciamo. Mm, I dubbi ce li ho, chiusa parentesi, però a volte è proprio così per forza, diamolo per assodato e ci sono delle persone che, io ve lo dico inconsciamente, perché può succedere purtroppo a volte anche delle persone vicine, del, delle amicizie, dei familiari, inconsciamente invidiano delle parti di noi, attenzione, secondo, din din din, campanellino. Succedere anche a noi, chiedetevi qualcuno che vi dà fastidio come agisce e vi innervosisce il suo comportamento. Non è che per caso, per caso, per caso, ha o fa qualcosa che voi vorreste avere? Allo stesso modo a cui può succedere a noi. Ricordo che tempo fa mi dava molto fastidio la pigrizia e le persone che se ne stavano lì a rilassarsi perché io non potevo concedermela per la mia educazione, per le mie aspettative. Quindi, attenzione: può capitare a voi di invidiare in modo sotterraneo qualcuno e quindi di attaccarlo, e può capitarvi di essere il bersaglio di questa cosa qui, quindi di avere delle persone che desiderano fare qualcosa. In qualche cassettino nascosto dell'inconscio, più o meno sepolto, vedono che voi la fate. Qualche ne so, uscite a divertirvi, andate a prendervi l'aperitivo con le amiche, eh, fate delle cambiate lavoro o cambiate partner. Non, non sto dicendo che siano cose da fare con leggerezza, ma magari avete ponderato e sapete, sentite che ciò che è giusto per voi e per la vostra vita, ma arrivano gli attacchi e i giudizi. E qui arriviamo a come difendersi. Allora, noi dobbiamo difenderci in un modo veramente eh, principe, cioè dobbiamo iniziare a considerare la nostra persona come un'interlocutrice. Quando dobbiamo difendere un'amica, noi siamo sul pezzo, assertive, ma ci, ci mettiamo proprio in difesa e assumiamo anche una. Un atteggiamento comprensivo, del mh, per esempio, mh, ma certo, ma esci, ma mh, devi rilassarti un po', ma prenditi del tempo, ma guarda che il tempo per te è importante. Seconda mega parentesi, spoiler, io che lavoro a volte con gli adolescenti, gli adolescenti ci vedono, vedono spesso gli adulti, non come un modello. Non vedono l'adulto realizzato che ha il suo lavoro che gli piace, che ha un'indipendenza economica, non pensano più a ah, quando sarò grande potrò fare come mio padre che se ne va, viaggia, che si può comprare, eh, ordinare l'Aragosta al ristorante. No, dicono: Ma per carità, io non voglio crescere per diventare come i miei, che lavorano tutto il tempo, sempre nervosi, sempre incarogniti. Quindi. Divertirci anche, dedicarci anche alla nostra vita, allo sviluppo di quello che ci va a star bene, è una skill, direbbero i miei figli, importante anche per i nostri bambini e ragazzi. Ma tornando a quello che vi stavo dicendo prima. Eh, noi dobbiamo iniziare a considerare anche la nostra persona, come una persona importante, come una persona che ha valore, come una persona che ha diritto di provare a realizzare sogni, desideri, aspirazioni, perché quando ci da essere protettive nei confronti di altri, riusciamo e noi dove finiamo? Al fondo della lista Excel. Allora, l'esercizio che io vi propongo oggi, alla fine di questo video, di come difendersi da giudizi e sensi di colpa che vanno a braccetto, è iniziare a trattare se stesse come se fossimo la nostra migliore amica, quindi come una persona. Importante, meritevole di attenzione, meritevole di tempo e che soprattutto possiamo difendere nel momento in cui vuole seguire delle proprie linee. Eh, saranno un po' diverse da quelle che altri avevano pensato per lei, ma se ne faranno una ragione. Come ho scritto in quell'articolo, vado a vedere sulla mia pagina Facebook se non l'hai letto, a volte seguiamo la corrente e a volte andiamo contro corrente, ma non è per offendere nessuno o per essere irriverenti verso qualcuno o non è fatto apposta. È che se ci occorre perché per il nostro percorso va bene così, ce lo sentiamo nella pancia e sentiamo che quella cosa è giusta per noi e non facciamo male proprio a una mosca facendola. Eh, è importante che proviamo ad assumere questa figura e questo ruolo di angelo custode di noi stesse. Quindi agisci come se fossi la tua migliore amica. Questo è il mantra alla fine del video del lunedì. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!